Torniamo invece nel pieno della drammaturgia più tradizionale, torniamo nel 1800 ad Anton Chekhov e a un personaggio che ha emozionato molto tutti, Nina del Gabbiano, un personaggio che ci ha colpiti per la sua tenere... Che c'è? Lasciatevi guardare. Fa caldo. Si sta bene qui. Anche una volta qua c'era il salotto. Sono molto cambiata. Temevo che voi mi odiaste. Sogno ogni notte che voi mi guardate e che non mi riconoscete. Se sapeste, da quando sono arrivata non faccio che aggirarmi qui, attorno al lago. Molte volte sono stata vicino alla vostra casa, ma non sono mai entrata. Sediamoci e parliamo. Parliamo. Qui si sta bene. C'è calore, serenità. Lo sentite il vento? In un certo punto Turgenev dice: felice colui che in notti come queste sta sotto il tetto di casa, chi ha un angoletto caldo. Io sono un gabbiano. No, non è questo che volevo dire. Di che cosa stavo parlando? Era... Ah sì, parlavo di Turgenev. E che il Signore assista i vagabondi senza tetto. Non fa niente. Mi dà sollievo. Sono già 2 anni che non piango. Ieri sera, tardi, sono andata in giardino per vedere se era ancora in piedi il nostro teatro. Si regge ancora. E per la prima volta in 2 anni io sono scoppiata a piangere e ho provato sollievo, mi si è alleggerita l'anima. Vedete, già non piango più. E così siete diventato scrittore. Voi scrittore, io attrice. Anche voi ed io siamo caduti nel vortice. Io vivevo felice da bambina, ti svegli la mattina e ti metti a cantare. Io vi amavo. E sognavo la gloria. E adesso? Domattina partirò per Elk. In terza classe, con i contadini. E a Elec i mercanti istruiti mi infastidiranno con i loro complimenti. Oh, volgare la vita! Ho accettato una scrittura per tutto l'inverno. È ora di partire. Mi aspettano al cancello. No, non mi accompagnate, andrò da sola. Mi date un po' d'acqua, per favore. Vado in città. Perché dite che baciavate la terra su cui camminavo? Bisogna uccidermi! Ho sofferto tanto! Potessi riposare! Mettere le mani e non sapevo come stare sulla scena e non controllavo neanche la voce.
condizione di chi sente che sta recitando in modo orrendo. Io sono un gabbiano! Di che stavo parlando? Ah, sì, sì, parlavo della scena! Adesso sono cambiata. Sono una vera attrice. Io recito con soddisfazione e recito con entusiasmo. Io mi inebrio sulla scena e mi sento meravigliosa. E adesso, da quando sono qui, io non faccio che camminare, cammino sempre. Poi penso e sento crescere dentro di me la mia forza spirituale. E adesso io lo so. Lo capisco. Che nel nostro lavoro la cosa importante non è la gloria, non è lo splendore, non è ciò che io sognavo. Nel nostro lavoro la cosa veramente importante è la capacità di sopportazione. Sappi portare la tua croce e credi. Io credo. E il mio dolore si placa. E quando penso alla mia vocazione, io non ho più paura della vita. Io vado. Addio. Quando sarò una grande attrice, venite a vedermi. Perché ha sporcato il palco, la paura di recitare male, la paura di una donna che resta sola, insomma, di paure ce n'erano tante in questa bella Nina di Chekhov.